Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Brawl Stars qui sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con la nostra nuova puntata ragazzi, una puntata molto interessante perché come sapete ogni volta che ve lo dico andate a iscrivervi a tutti i social di Brawl Stars e a tutti i developer che trovate su Twitter, perché molto spesso creano dei piccoli spoiler sulle novità degli aggiornamenti che vengono. In questo caso Frank è uno dei spoileroni maggiori e anche uno dei migliori tra i developer a mio parere. E praticamente ci ha spoilerato qualche cosa nel nuovo aggiornamento. E in questo momento parliamo di remodel. Abbiamo tutta questa lista di commenti fatti su Twitter molto interessanti. Partiamo dal primo che mi interessa, è quello lì che dice che è al 100% impegnato al prossimo aggiornamento e non ha molto tempo per pensare a questo, perché era un commento fatto al nono celebrazione dei 9 anni appunto di Supercell. Quindi 9 anni che esiste Supercell. Ok. Dice che questo aggiornamento è assurdo e gli prende la metà del tempo, quindi sarà qualcosa di veramente grande, non penso che sarà entro questa settimana essendo così grande. Ok, e dice che è come se fosse entrato ieri in Supercell, guardando al prossimo anniversario dei 10 anni. Ok, andiamo avanti. Allora, uno dei quelli principali di questi commenti, il più importante, è quello dove chiede alla gente effettivamente quali di questi brawler a seguire sarà il prossimo model remodel che vogliamo. Effettivamente la gente ha votato di più Tara. Adesso sta al 50% e non al 63% perché gli altri si sono un pochino alzati. Però ancora è Tara quella lì che probabilmente sarà il remodel per il prossimo aggiornamento. Ma la cosa interessante è che qualcuno gli ha chiesto: ma quindi il brawler che sceglieremo sarà il prossimo rimodellato? E lui dice, potrebbe essere che riworkiamo tutti eventualmente, quindi vuol dire che se ce la fa con la sua capacità di lavoro, Frank, che si sta impegnando al 100%, li reworkano tutti, quindi troveremo un remodel di Piper, Pam, Tara e Crow. Tutti e quattro. Pazzesco. Addirittura qualcuno gli fa, e il primo? Non ce lo mettiamo? Perché pure il primo c'ha bisogno di un piccolo rework, almeno remodel. Effettivamente lui gli va a dire, quello già l'avevamo pensato, è già in work in progress. Ok? Quindi già sta al lavoro il cambiamento del remodel del primo. Quindi i remodel completi sono Piper, Pam, Tara, Gro e il primo. Pazzesco. Qualcuno gli ha chiesto pure effettivamente questi remodel quando li farete, giustamente dovrete anche rimodellare le skin. Giustamente lui dice sì, effettivamente quando rimodelleremo Gro le sue skin saranno rimodellate allo stesso tempo. E alla fine questo sarà il momento per fare dei recolor alle skin. Allora, infatti la gente dice, la gente ha preferenze per i colori. Quindi vuol dire che qualcuno aveva già commentato che alcune skin sarebbero state meglio di colori diversi e loro l'hanno preso in considerazione. Ok, queste sono tutte le novità, sappiamo che ci sono dei remodel in vista ragazzi, molto importanti. Adesso andiamo a farci qualche partita insieme, vado col mio Pocio maxato 10 a farmi qualche raffagemme e a perdere qualche coppa. E si entra in gioco, vediamo che riusciamo a combinare. Assoluta Mount, ce la faremo, non ce la faremo, chi lo sa. Lo vedremo soltanto vivendo. No, non è vero. E che vuoi? Che vuoi da me? No, perché ha mirato al contrario, ma ha mirato al contrario. Allora, quello ci può andare anche giù. Bravo, Bull. Ok, là c'è una Tara tanto simpatica. No, Tara, rimani là, per favore. Ok, brava Tara. Allora, questi l'ho colpiti. Vorrei anche curare il Bull. Il nostro compagno si è fatto ammazzare malissimo. Io stavo per morirci appresso. Ok, ho curato come potevo il Bo. E io ho provato a curarlo. Oh, l'ho curato. L'ho salvato. Però non ho. Non ho ammazzato quello. Sono fatto ammazzare come ingredinotto. Però, fortuna il Bo che ci abbiamo in questa squadra. Si sta facendo valere. Ok. Allora, cerchiamo di curarlo il più possibile. Prendiamoci il centro. Il centro è il nostro dominio. Ok, questa cosa è andata molto bene, ma da un punto di vista non tanto benissimo, però dai, 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 siamo vivi. Il problema è che lui ce n'ha un altro di quel coso. Ottimo, così. Allora, ci abbiamo la Tara che sta venendo alle spalle, potrebbe essere un problema grosso. Ok, è andata molto bene. Non sta attenti soltanto al Bull e a quella Tara nascosta. Ok, stiamo in vantaggio, ci abbiamo la Tara dietro, che quello potrebbe essere il problema più grosso, effettivamente. No! Ho tirato la super e lui era full. Dai, scappa, scappa, scappa. Scappa, scappa, ammazza il Bull. Scappa. Boh, non rimane nell'angoletto però. Ok, una vinta, miracolo. Dai, famose un'altra bella partita. Vediamo un po' come ce va.
Sarebbe bello un'altra bella vinta. Siamo rimasti con il gruppo di prima, mi sembra, Timo e Joe. Sa se mi riusciranno a supportare o a sopportare, perché pure quello è il problema, non è sempre solo supportare la cosa. Ah! Piper mi ha lasciato con 20 di vita. Piper, sei una brutta persona. Anzi, a questo punto sei una brutta signorina. Allora, io volevo curare i miei. Oh, Piper ci ha provato. Piper ci ha provato male. E io non posso curarti, boh, da lì. Porca zozza, aia. Niente, se ne andare dietro al muretto. Non ho preso nessuno, sì, ho preso una volta, boh. Boh, però l'ho preso, boh. No, dai, ho tirata la R. Niente. La R, la E. La super, come la volete chiamare. Borduchino è un ex lollaro, quindi è normale che abbia queste prerogative di parola. Guardalo, guardalo. E niente, non lo piglio. No, 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 ci muoio. Non è vero, mi sono salvato e non so neanche io come. No, e vaffanbeccolo, bombardì. No, quanto odio bombardì. Ok, l'ho curato just in tempo. Niente, quel bombardino è bravo e rompiscatole. Sì, ma non passare dietro ai muretti. Non ti posso curare da dietro al muro. Ecco qua. Regà, dietro. Regà, non ci credo, dai. Sarà a far ammazzatone e si chiama scialla. Ci credo proprio. Oh, l'hanno ucciso. Hanno ucciso scialla. Curalo, curalo, curalo e scappa. Curalo e scappa. Curalo e scappa. Curalo e scappa. No! Porca zozza. C'ho la cura? No, non ce l'ho più. Boh, boh, cosa fai? Niente, questa è persa. Almeno che boh non fa magie, ma non fa... Oh, ha fatto magie. Boh, ha fatto magie. Curalo. Perfetto. Boh, ha fatto magie. Ogni tanto i boh si svegliano la mattina e sanno che devono correre. Aia, ti piacerebbe. Ah! Cosa sta facendo, Timo? Mamma mia, paura. Vinta. E facciamo un'ultima, ragazzi. Abbiamo vinte due e mo ne perdiamo una, guarda, sicuro. Tanto è sempre così. Borduk quando sta in vittoria di solito perde alla terza. Sarà lo scriptino del gioco, come dicono tutti. Ci credo poco a sta cosa, però. La gente mormora ste novità stranissime. E allora, Corvo, tu hai smaronato i Zebedei, però, Lo dico. Hai tirato tutto il veleno possibile che potevi tirarmi. Io ci provo, ma siamo in una brutta situation perché anche i miei compagni non riescono ad andare avanti in questa partita. Te l'avevo detto, questa doveva essere per forza quella persa, dai. Io mi sono curato, però la vedo brutta. Tutte ste fiamme. Allora, l'importante è prendere le gemme. Raffa gemme, se chiama, ci sarà un motivo. Allora, ci ho provato a curarti. Qualche cura ti è arrivata, ma leggera, leggera. No, mi hanno preso di mira. Non ci credo, regà, dai. Non ci credo. La singola palletta mi è arrivata precisa là. Gli altri sono morti tutti? Sì. Allora, io devo andare a riprendere tutte le mie gemme lì. E vaffanbeccolo, mi vedono da un chilometro questi. E Don Lega sta già con metà vita, neanche arrivato. Cioè, se dovreste dare un mezzo supporto, invece arrivate già morti. Ok, me ne sono fregata un'altra, piano piano, me le frego tutte e me do. Ho anche il veleno del corvo addosso. I ragazzi giustamente regalano gemme, io muoio, porca zozza. Ma hanno vinto. Questa è vinta, regà, non ci siamo potuti avvicinare in nessuna maniera. Due vinte e una persa, te immagini giustamente. E se posso, previce. Allora, ci stiamo provando ad avanzare, ma Corvo ormai si è andato a nascondere. No, Corvo sta là. Ma non è lui quello con le gemme, bombardino schifo. Niente. Non si fa. E va bene, ragazzi, ci apriamo questa cassa e ci salutiamo. Vediamo che troviamo, niente di buono come al solito. Allora, arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate l'hashtag BroStars qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino e spero che gli aggiornamenti vi siano sempre piaciuti e vi continuino a piacere. Ci vediamo nel prossimo video.